Anche quest'anno torna una delle manifestazioni più caratteristiche di Pesaro, la Festa del Porto 2023. Fotografie in bianco e nero, vecchi articoli di giornali, poesie, tutto sta a testimoniare che non è solo una festa di quartiere, ma che racchiude al suo interno il senso di una grande comunità, che vede le proprie radici ancorate al porto, definite come particolare espressione della complessa anima della città. Una ricorrenza che vuole soprattutto ricordare quante persone, marinai e non, persero la vita in mare. È la festa che noi aspettiamo tutto l'anno. In realtà noi anni fa facemmo un calendario che partiva dal 1° di luglio, cioè per noi il Capodanno era la festa del porto e poi cominciava il primo mese, era luglio, il secondo era agosto, il terzo era settembre, perciò faccio già capire così con queste poche parole cosa significa. È tutto, cioè noi lavoriamo praticamente da ottobre, novembre dell'anno precedente per arrivare sì, far sì che la festa, che come tutti sanno è una festa parrocchiale ed è una festa che va avanti per merito dei volontari che si spendono e lasciano il loro tempo, tolgono tempo alle famiglie, tolgono tempo ai loro hobby per fare appunto questa festa che è meravigliosa sotto tutti gli aspetti. La festa del Porto tradizionalmente, almeno da tantissimi anni, è la prima domenica di luglio, o meglio, la prima domenica di luglio si potrebbe dire si chiude la festa del Porto con l'invito a tutta la popolazione a partecipare. Però la festa comincia praticamente da questa sera, il lunedì con la processione, perché vorrei ricordare che la festa del Porto è una festa che nasce come festa religiosa. I nostri marinai la ricordavano proprio come un ricordo dei caduti in mare. Quindi avremo la processione questa sera, lunedì, il martedì ci sarà la gluppa, quindi sono invitati tutti. Questa diventa una parte prettamente portolotta, però possono partecipare chiaramente tutti. Poi ci sarà il dialetto, anche quello viene sempre molto seguito, perché il dialetto pesarese, che a me piace moltissimo, io veramente mi onoro di aver anche recitato più volte in dialetto e vedo che c'è una partecipazione veramente massiva. E poi ci sarà il Lumachino d'Oro e poi qui vorrei ricordare anche la manifestazione di musica classica, che secondo me è una cosa da tenere ben presente e a cui invito tutti a partecipare, perché veramente ci sono delle prestazioni veramente di altissimo livello. Gente di mare che da anni lavora senza sosta per realizzare uno dei più grandi esempi di comunità e solidarietà. Volontari instancabili e legati da un unico obiettivo, quello di creare qualcosa di grande per la città. Una storia che continua a gettare le reti per far sì che tutti continuino a stringere e rafforzare i rapporti tra le persone. Se vogliamo andare indietro nel tempo, la tradizione della festa del Porto risale al 1684, perché abbiamo una poesia che appunto parla della tradizionale festa del Porto, quindi era già una tradizione allora. Poi se dovessi dire che è sempre stata fatta, questo qui sinceramente non lo so, però diciamo che il primo richiamo è a quella data.